Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, mi raccomando, ve lo dico prima, mettete like se vi piace sto video e iscrivetevi al canale se siete di passaggio e condividete con i vostri amici. Detto questo, andiamo avanti. No, scherzo, fate un po' come volete, io mi diverto con le mie macchine, ma non è che lo faccio per lavoro, lo faccio per passione. Allora, ho tolto il frontalino del Commodore 128. Mi sono accorto, ho smontato il drive, così ho potuto vedere anche sotto i chip sono in ottimo stato. Qui c'è, questo qua deve essere la PLA del drive. Tutta questa zona qua è del drive. Qui c'è il dataset. Comunque è tutto qua, il controller. Mi sono accorto che si anima l'onda FOSS. Hanno fatto un po' di danni con questo. Allora, uno, hanno spaccato, forse tirandolo giù, il circuitino stampato del LED del power. E di qui hanno spaccato la colonnina del LED del drive che si vede qua. Eccola qui, è rimasta attaccata allo schedino. Quindi, cosa farò? Andrò a incollare rispettivamente. Ho smontato il drive, sono riuscito con la pinzetta, come vedete, questo pistoncino era tutto fuori, l'ho spinto, finalmente riuscendo a lavorare meglio da smontato, perché prima qua avevo tutta questa barratura che mi impediva di lavorare bene. Adesso devo dire che girandolo blocca e preme bene, quindi penso di aver risolto. Gli metterò un goccio di colla qui, giusto per non farlo uscire ancora. E c'è un altro problemino che andrò a vedere, che è quello della levetta, ovviamente. Non posso lasciarla qui, la levetta è rotta. Però io ho recuperato quest'altra levetta, che non è proprio la sua, ma è di un vecchio drive PC che non funziona. Come vedete io l'ho già tolta. Ma l'alberino qui è un po' più grosso, per cui in quella del Commodore ci balla un po' dentro, ma credo che riuscirò in qualche modo a modificare internamente. Magari gli metto un pezzo di ferro che spinge un po', una mollettina. Adesso vediamo, ci devo pensare, ma credo che in qualche modo riuscirò ad adattarla. Questi sono i lavori che devo fare. Ma al di là di questo, la macchina sembra in ottimo stato. Quindi ci vedremo nel continuo di questo video. Non sto qui a farvi vedere gli incollaggi vari, ma andremo poi a testare la macchina. Tra l'altro, ho ordinato un floppy per il CPM, così andremo a provare anche la parte CPM. Ma ho trovato anche in internet giochi e programmi in CPM per il 128, quindi una volta sistemato il drive avremo da divertirci un po', ovviamente non in questo video, però nei prossimi video ci divertiremo con questa macchina, molto bella, devo dire che la Commodore qui, nonostante tutto, a mio parere aveva fatto un bel lavoro. Poi ognuno la sua opinione. Quindi a dopo con il test. Eccoci qua ragazzi, ho rimontato il frontalino, i LED, la colla si è asciugata, quindi ho reinserito il LED e adesso sto lavorando sulla levettina. Come vedete, gli ho costruito un piolino e ho recuperato il suo diciamo aggancio, quindi accoppierò adesso questo piolino, lo inserisco così, gli metterò un goccio d'attac giusto per non farlo uscire e lui farà ancora da levetta. Ho recuperato, come dicevo, la levetta del vecchio drive PC e l'ho adattata a quella del 128. Quindi adesso mettiamogli, come vedete qui ho tutti i miei attrezzi, gli metterò un goccino d'attac
Giusto. Da un lato e dall'altro. Qui l'ho spianato con la mola in modo da fargli l'invito che vedete qua. Adesso questo lo lasciamo asciugare. Poi gli do un colpetto di martello, giusto per farlo incastrare bene. Niente, quindi lasceremo asciugare bene il nostro meccanismo. Intanto io andrò a richiudere il 128D e poi procediamo ad utilizzarlo un po', a vedere assieme. A dopo. Eccoci qua. Oh, finalmente si è asciugato, ho montato la levetta. Come vedete, insomma, rimane un pochino in fuori, perché deve avere lo spazio da inserire il nottolino. Però direi che è ottima, dai. Ci sta anche bene anche come colore. E il meccanismo, come vedete, l'ho sistemato, funziona benissimo. Spinge fino in fondo, quindi dovrebbe funzionare. Quindi adesso andiamo al test, alla prova in strada. Eccoci qua, pronti all'opera. Ho già acceso il nostro 128. Ho fatto un programmino. Magari vi, non so, faccio l'inquadratura migliore, eh? Adesso comunque, vabbè, tanto per vedere, facciamo list, eccolo qua, semplice semplice. Io mi sono letto perché non mi ricordavo più niente del Basic V7. Questa, la grande guida di programmazione, c'è tutto lo scibile del 128, ecco. Quindi questa io me l'ero tenuta perché l'avevo pagata a caro prezzo ai tempi. Vediamo un po'. 50.000 lire. Che ai tempi erano soldi, l'avevo pagata della Jackson. E spiega tutto. I comandi, anche la modalità CPM. Allora, adesso vi ingrandisco un po' di modo che lì c'è il drive che lampeggia perché ho già fatto una prova. Non proprio me l'aveva caricato. Poi vediamo anche un giochino. Adesso dovrò procurarvi CPM, qualcosa per il 128. In rete si trovano, ma devo capire come trasferire il tutto sui dischi veri, dai file di 64. Non so se si riesce a fare la coppia con la mia scheda che ho montato, SD2C, boh. Dovrò fare qualche prova, o se no dovrò fare come faccio di solito con l'adattatore per Amiga. Vabbè, mando alle ciance. Come vedete, ho fatto un programmino molto semplice per provare la grafica. Bello è la grafica modo 2 o 4 del 128, che lascia la banda di testo sotto. Adesso lo vedremo. Color 1-1, questo è monocromatico. Ho scelto il nero, colore 1. Fa un cerchio che vedrete andrà fuori al bordo, per cui verrà tagliato, perché sotto c'è le righe, mi sembra quattro righe di testo che non è grafica, e poi fa il paint, riempie. Andiamo a vedere, diamo il run, ecco, come vedete ha fatto il cerchio. Come vedete qui che lampeggia, probabilmente c'è lo scan dell'interrupt che usa per visualizzare modalità testo e modalità grafica. Ecco, sta riempiendo. Tra l'altro, se noi facciamo fast run, va a 2 MHz. Ma dovrei fare vabbè, diciamo così. Io farei ancora 60, 70,
80, 80. List, ok. 50, mettere il comando fast e sparisce lo schermo, no? E 100 slow. Praticamente quando va in fast disabilita lo schermo, il VIC2. E va a 2 MHz al CPU invece che 1 MHz. Vediamo. Ok, farà il cerchio, poi rifarà lo stesso cerchio, ma in modalità fast non si vede. Vedrete che ci metterà molto meno tempo. Ok. Adesso sta facendo ancora la stessa operazione. Ci ha messo molto meno. Cioè proprio. Allora per farvi vedere, scusate, per farvi vedere, magari facciamo color 2,1 per la seconda cosa. Cambia colore così vedete che non è l'immagine che c'era prima. Ah, questo è tanto per giochicchiare un attimo col Basic Q7, anche un editor degli sprite. Ma se vi interessa andremo a vedere tutte le sue potenzialità. Ecco, adesso è andato in modalità fast e spegne il VIC2. Ah, ok, perché non ho capito perché ha fatto lo stesso colore. Ecco, come vedete io ho fatto list, ma rimane la grafica. Per toglierla bisogna fare grafico 0 e spegne. Torna in modalità testo. Ah, forse era questo, 2, 2. Ah, 1, 1, 2, boh. Color 1, 2, sì. Forse era così. Vediamo, ho invertito due cose. Adesso andiamo a provare anche l'80 colonne. CPM, non posso provarlo perché come vi dicevo non ho ancora il disco. Ecco, l'ho fatto bianco, lo vedete? Ed è stato molto più veloce. Diciamo il fast serve magari nella modalità che deve fare qualche calcolo più complesso, che deve essere più veloce, però tenete conto che sparisce lo schermo, tranne in modalità 80 colonne ovviamente. Dopo andremo a vederlo. Niente, detto questo, andiamo proprio in modalità 80 colonne. Non so se no. Mi sembra che c'era un comando, ma no, forse mi sbaglio. Allora, io disinserisco. Ho schiacciato il tasto dell'80 colonne. Ah, vabbè, adesso si sì, cavolo. Ok, come vedete, siamo in modalità 80 colonne. Possiamo fare la directory del disco, tanto per vedere, come vedete, quanto spazio in più c'è sul monitor. Allora, ci vedete bene? Si vede bene? Sì, dai. Allora, se io faccio
come qua 10 print tanto lo fanno tutti. Ok, vedete che ha una certa velocità, anzi facciamo così. Bella virgola. Ok, così vediamo anche l'80 colonne come viene fatto il tab. Allora, se io faccio fast, ok, come vedete non sparisce lo schermo, ma vedete come è molto più veloce. In modalità 80 colonne abbiamo un 65 10, insomma, quello, 02, 10, insomma, il core quello lì, che va fino a 2 MHz, per cui lo si può sfruttare a una velocità doppia, che in modalità 40 colonne, e quindi questa cosa è ottima. Ma adesso vi faccio vedere un giochino, perché so che volete anche, così proviamo anche il drive. Io ho scoperto che c'erano anche giochi, anche seppur semplici, tipo Tetris, in modalità 80 colonne. Appena riesco, andremo a vedere anche quello. Ok. Ovviamente il MIC 2. Torniamo, ma noi andiamo in modalità 64. Go 64. Sì? Yes. Ok. Va bene, allora, intanto che attendete, io ho anche questo mouse da riparare, 1351, eccolo qua, che ha un po' di problemini, quindi lo useremo poi per il Geos, se riesco a procurarvi, ok, anche il Geos 128, e andremo, insomma, a divertirci un po'. Oh, ecco qua, Frank Bruno Boxing. Andiamo a provarlo, l'ha caricato senza grossi problemi. Livello 1. Quindi direi che il drive sembra funzionare molto bene. Vi farò qualche test per verificare l'allineamento della testina, insomma, solite cose.
Vediamo se riesco almeno a vincere il primo round. Sto partendo alla grande, ragazzi. Ah, grande. Oh, ai ai ai. Si è arrabbiato. Ragazzi, si è arrabbiato. Prepara tutti i colpi. Oh, secondo round. Vediamo se riesco. Perché si arrabbia sempre. E il terzo, oh, dovrebbe essere da poco. Ho vinto, ragazzi, perfetto, oh, miracolo, uno di quei giochi che vinco, strano. Ok, adesso volevo farvi vedere, provare insieme a voi, visto che abbiamo visto il drive funziona. Sempre in modalità 128. Adesso qua vorrei provare quel programmino che abbiamo visto l'altra volta. Andiamo. Fatto 2 volte. Hi res demo. Partiamo, a differenza del BD monitor. Arrivo in 40 column mode? No. Ah, ecco. Perfetto, direi. Ecco, questa è la grafica in alta risoluzione, 80 colonne. Come vedete? Ve l'ho già mostrato la volta scorsa, ma diciamo che sul monitor è un po' più grande il mio vecchio Philips CRT. Rende sicuramente meglio. Perfetto. Oh. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima puntata quando finalmente riuscirò ad avere qualche disco per sfruttare bene il nostro 128 e quindi ci vediamo presto, alla prossima. Ciao ciao. Bello, eh? Fa la sua bella figura.